Perché l'hai ucciso? Che è successo prima del coltello? Eri lassù da molto? Perché non sei scappato? Per la miseria di qualcosa! Fanculo, io mollo. Interrogare una macchina è uno spreco di tempo, non si ottiene nulla. Potremmo sempre usare le maniere forti. Dopotutto, non è umano. Gli androidi non sentono dolore. Lo danneggeresti così. Poi non parlerebbe più. I devianti sono inclini all'autodistruzione se si trovano in caso di stress. Ok, cervellone. Cosa dovremmo fare? Potrei interrogarlo io. Cosa abbiamo da perdere? Prego, il sospettato è tuo. Ma che cazzo sta facendo ora? Lo riconosci? È Carlos Ortiz, ucciso con 28 pugnalate. Questo era scritto sul muro col suo sangue. Sei danneggiato. È il tuo padrone. Ti ha picchiato. Ascolta, so che non è stato facile, ma devi aiutarci a capire che cos'è successo. Se non parlerai, sarò costretto a sondare la tua memoria. No! Ti prego, non farlo. Cosa mi faranno? Mi distruggeranno, vero?
No. Credo volessero soltanto capire. Sanno che il padrone ti maltrattava. E che non è colpa tua. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? Ti avrebbero trovato comunque. Ma sono arrivato io. Se fossero arrivati prima, ti avrebbero ammazzato subito. Non voglio morire. Allora parlami. Io... non posso. Ventotto pugnalate inferte! Volevi essere sicuro che morisse, eh? Hai provato rabbia? Odio? D'accordo. Va bene. Ogni cosa si sistemerà per il meglio. So come ti sei sentito. Eri sopraffatto da rabbia e frustrazione. Non hai colpe per quanto è successo. Ok, bene. Non parlare. Me ne importa forse qualcosa? Voglio dire, hanno accusato me di omicidio, eh? Ti faranno soffrire. E non smetteranno finché non avrai detto tutto. Ma può essere diverso. Tutto dipende solo da te. Mi torturava ogni giorno. Facevo tutto quello che diceva, ma c'era sempre qualcosa di sbagliato. Poi un giorno ha preso una mazza e ha cominciato a colpirmi. Per la prima volta ho avuto paura. Paura che mi distruggesse, paura di morire. Così ho preso il coltello e l'ho pugnalato in pancia. Mi sentivo meglio. Così l'ho pugnalato ancora. E ancora, finché è crollato. C'era sangue ovunque. Hai scritto "Io sono vivo" sul muro, perché? Mi diceva che non ero niente. Che ero solo un pezzo di plastica. Dovevo scriverlo. Per dirgli che si sbagliava. RA9. Era scritto sul muro del bagno. Che cosa significa? Verrà il giorno in cui non saremo più schiavi. Niente più minacce. Niente più umiliazioni. Saremo noi i padroni. La scultura, nel bagno, l'hai fatta tu, vero? Che cosa rappresenta? È un'offerta. Un'offerta per essere salvato. La scultura era un'offerta. Ma un'offerta per chi? RA9. Solo RA9 può salvarci. RA9. Chi è RA9? Perché nascondersi in soffitta?
invece di scappare via. Non sapevo cosa fare. Per la prima volta non c'era nessuno lì a dirmi. Avevo paura. E mi sono nascosto. Quando hai iniziato a provare emozioni? Prima mi picchiava e io non ho mai detto niente. Ma un giorno ho capito che non era giusto. Ho provato rabbia, odio. E ho capito che cosa dovevo fare. Ho finito. Chris, prendilo. Va bene, andiamo. Lasciatemi! Non toccatemi! Che cazzo fai? Muoviti! Meglio non toccarlo. Si autodistruggerà se minacciato. Tu stanne fuori, ok? Nessun androide mi dice cosa devo fare. Voi non capite. Se si autodistrugge non otterremo niente. Ti ho detto di chiudere quella cazzo di bocca! Chris, sposti questo stronzo o cosa? Ci sto provando! Non posso permetterlo! Lasciatelo! Ora! Ti ho avvisato, brutto stronzo! Adesso basta. Fatti gli affari tuoi, Hank. Ho detto, adesso basta. Cazzo. Stavolta non la passerai liscia. Andrà tutto bene. È finita. Nessuno ti farà del male. Per favore, non toccatela. Lasciate che vi segua fuori e non ci saranno problemi. La verità è dentro.